di Mozart, ci è piaciuto così aprire la nostra serata. La nostra serata che adesso ci porta a Casoli, perché di coraggio e di verità, una storia tra internamento, deportazione e resistenza, con la musica, con gli ospiti, con tante riflessioni diverse, anche lo spazio dedicato alla discriminazione e alla deportazione di Rom e Sinti, molto che impareremo e ascolteremo questa serata, è il centro del nostro appuntamento di stasera. Non abbiamo un vero e proprio cartellone musicale, ma vedrete che all'interno di questo percorso condotto da Marino Silibaldi ci sarà anche spazio, e non poco, proprio per la musica, una musica che prende il suo taglio, come abbiamo cercato di fare anche noi in questi giorni, affidandoci a scelte musicali fra le più diverse. Ma adesso è venuto il momento di lasciare la linea al Teatro Comunale di Casoli. Silvio Berl, nato a Kolbuszowa, Polonia, il 14 giugno 1883, sterminato il 6 febbraio 1944. Arturo Furst, nato a Danzica, Polonia, il 6 gennaio 1886, sterminato il 6 febbraio 1944. Samuele Grauer, nato a Jarosław, Polonia, il 25 ottobre 1906, sterminato il 6 febbraio 1944. Isacco Arnik, nato a Vinyiz, Romania, il 2 agosto 1889, sterminato il 6 febbraio 1944. Sigbert Herzberg, nato a Breslavia, Polonia, il 30 gennaio 1889, sterminato il 10 aprile 1944. Wojciech Hochberger, nato a Budapest, Ungheria, il 26 agosto 1908, sterminato il 26 febbraio 1944. Jakob Nagler, nato a Stanislavów, Polonia, il 19 luglio 1913, sterminato il 6 febbraio 1944. Salo Nagler, nato a Sloboda, Russia, il 23 marzo 1886, sterminato il 6 febbraio 1944. Maximilian Segel, nato a Neuenkirchen, Germania, il 13 dicembre 1894, sterminato il 6 febbraio 1944. Giuseppe Hasid, nato ad Istanbul, Turchia, il 9 settembre 1906, sterminato il 1 luglio 1944. Ebrei stranieri, passati per il campo di concentramento di Casoli, morti tutti ad Auschwitz, ad eccezione di Giuseppe Hasid, che trovò la morte alla risiera di San Saba. 10 nomi, appena un frammento di quella immane tragedia che fu la Shoah. Questi nomi hanno il particolare, che ora X Borea ha ricordato, di essere passati per questo luogo. Siamo in diretta dal Teatro Comunale di Casoli. Casoli, lo dico non al pubblico presente, che ringrazio subito, al quale diremo un sacco di cose che forse già sanno, ma lo faremo conoscere a chi ci segue da tutta Italia, a chi ci segue sui social. Casoli è un piccolo centro alle pendici orientali della Maiella, ha circa 6.000 abitanti, più o meno la cifra che aveva negli anni della guerra, dello sterminio, della persecuzione degli ebrei e anche della resistenza. Un piccolo centro tra il mare e la montagna. Il mare non è lontano, non sono lontani i corsi dei due fiumi, l'Aventino e il Sangro, che lo chiudono e aprono una pianura sotto questo bellissimo però paese, con un bellissimo castello in cima, dove la storia è passata in questo modo drammatico. Sono 10 nomi, sono solo 10 delle decine, anzi poi come diremo meglio centinaia, di ebrei prima e poi slavi imprigionati in tre luoghi diversi di questa città, che sono stati i luoghi del campo di internamento, anzi bisognerebbe usare il termine che veniva usato allora, campo di concentramento, perché era un concentramento di cittadini ebrei stranieri e poi di slavi. La storia è passata da queste parti, non solo in questo paese, in tanti modi, lo racconteremo tra poco via via, il tema che occuperà tutta questa serata qui in diretta da
da Casoli, perché come dice la frase di Zedan Todorov, un grande critico letterario, ma poi intellettuale, pensatore storico dell'Europa orientale, poi rifugiatosi in Francia, insomma un grande intellettuale europeo come Zedan Todorov, dice che le storie più tragiche, le pagine meno gloriose del nostro passato sarebbero le più istruttive se accettassimo di leggerle per intero. Non so se riusciremo a raccontare per intero stasera la storia di Casoli e dei paesi vicino e della guerra e della persecuzione e della resistenza. Cercheremo di farlo però il più possibile, poi ci sono dei luoghi anche in rete per fortuna dove le storie che stasera sentirete raccontate o almeno accennate è possibile leggerle per intero. Stasera lo faremo insieme ai nostri ospiti, che già ringrazio tutti, via via l'attore che abbiamo ascoltato, i musicisti che tra poco saranno qui, i cittadini e le cittadine qui davanti nel teatro, il lavoro del gruppo di Radio 3 che voglio subito ricordare, Moringa D'Onofrio, Florinda Fiamma e Piero Pugliese, poi c'è Franco Fiori e Stefano Silvestri che sono i tecnici e sono dietro, che ci aiuteranno in pagine diverse a raccontare come la storia passò in questo posto che all'inizio venne scelto proprio per il suo isolamento, la sua distanza da ogni grande via di comunicazione, la sua distanza, diciamo così, dalla storia, anche se la storia qui c'è, come dimostra appunto il castello che è qui sopra e tante vicende nei dintorni. Però, e qui coinvolgo subito il primo dei nostri ospiti, Giuseppe Lorentini, che è quello a cui dobbiamo un po' gran parte del materiale che abbiamo recuperato sulla storia di questo campo di internamento, perché è un tema al quale ha dedicato un libro, una ricerca molto bella che presto per fortuna diventerà un libro, la pubblicherà l'editore Ombre Corte. Ecco, questi nomi sono solo una parte del primo centinaio, 108 credo per l'esattezza, di ebrei che furono internati qui dal 1940 al 1942, fanno parte cioè di quel primo internamento o concentramento, quelli cosiddetti ebrei stranieri, dico cosiddetti perché l'idea di straniero in una Europa come quella degli anni 40 era, come forse dovrebbe essere ancora, largamente controversa. Gli ebrei venivano in gran parte da Trieste, no? Sì. Giuseppe, quindi da una zona dove le nazionalità si erano confuse. Sì, praticamente erano degli ebrei, dei cittadini con cittadinanza non italiana, che avevano, diciamo, scelto di rifugiarsi in Italia perché nei paesi dove risiedevano, quindi i paesi dell'est Europa, in modo particolare la Polonia, dove era iniziata una campagna, diciamo, antisemitica abbastanza forte, la cosiddetta campagna di persecuzione dei diritti, avevano provato a trovare rifugio, quello che poi fu definito il rifugio precario da Klaus Voigt, appunto per poter scampare a quella persecuzione appena iniziata. E qui già sentite l'onda della storia che caccia popoli, li muove, li spinge prima verso Trieste, poi in un posto che sì, penso nessuno di loro sapesse nemmeno esattamente forse cos'era l'Abruzzo vagamente, ma non lo so. E infatti questo lo possiamo anche apprendere dalle loro lettere, che si ritrovavano in questo paese completamente ignaro, quindi un paese per loro lontano. Ma la cosa particolare è che questi ebrei, in realtà, che noi definiamo, che il regime fascista definiva stranieri, erano molto integrati con la comunità triestina, quindi erano anche persone che svolgevano attività molto importanti, erano maggior parte commercianti, abbiamo anche alcuni industriali, addirittura ci sono degli artisti, c'era un pittore, quindi era una comunità molto ben integrata e che si è ritrovata qui esattamente, come sappiamo c'è stato un ordine del il 15 giugno 1940. Ecco, 10 giugno, come sapete, come ricordiamo, inizia la guerra, ma già da prima c'erano una serie di ordini, intimazioni, abbiamo molti documenti che è facile reperire, nel quale il regime si preparava a questo internamento degli ebrei stranieri. A volte nei documenti, nei telegrammi, la parola stranieri scompariva, ho visto, Giuseppe Lorentini. Sì. Quindi insomma l'internamento degli ebrei era qualcosa previsto ed era del resto una conseguenza di leggi razziali stabilite un paio d'anni prima. Era, diciamo, un pretesto quello di utilizzare l'ebreo straniero, proprio perché li assimilavano a dei sudditi nemici, nonostante, come abbiamo letto anche qui i nomi, si trattava tra l'altro di ebrei con nazionalità anche tedesca, quindi in realtà non nemici. Però era un pretesto. Naturalmente all'inizio di ogni guerra esiste una politica di internamento dei cittadini di paesi con i quali si è belligeranti, sia in guerra, in questo caso, come
avete sentito, c'erano cittadini di origine tedesca, teoricamente un paese alleato, ma naturalmente gli ebrei austriaci e tedeschi nel frattempo avevano perso molti dei diritti, in qualche caso persino la cittadinanza, nei loro paesi di origine, ed erano dunque dei nemici. Questo fatto della cittadinanza ha giocato un ruolo molto importante, proprio perché loro volevano provare a riottenere una cittadinanza per ottenere un visto per emigrare, e questo gli fu negato in tutte le maniere possibili dal Ministero degli Interni e dai vari consolati. E quando ci fu questo ordine d'arresto di Arturo Bocchini, che fu mandato in tutti i prefetti d'Italia il 15 giugno 1940, furono arrestati a Trieste, incarcerati nel carcere Coroneo di Trieste, dove rimasero in condizioni abbastanza misere per 4-5 giorni, fino a quando arriva questo telegramma di trasferimento, diciamo di deportazione, nel campo di concentramento di Casoli, così definito proprio sui documenti. E quindi arrivarono il 9 luglio, questa è la data di riferimento che noi abbiamo nei documenti, tra il 9 e il 10 luglio, poi è sempre un po' difficile capire esattamente la data esatta, si ritrovavano appunto qui il primo gruppo di internati ebrei stranieri, composto da 51 persone, che fa l'ingresso ufficiale appunto nella data del 9 luglio 1940. Addirittura noi abbiamo anche conservati questi documenti nei fascicoli personali dell'archivio storico comunale di Casoli, in cui abbiamo anche proprio il foglio di accettazione con la firma autografa, e ahimè abbiamo anche le firme di questi internati che poi sono passati ad Auschwitz, che sono morti ad Auschwitz. Quindi molto probabilmente quella potrebbe essere anche l'ultima firma autografa originale di queste persone prima. Lo dobbiamo dire subito, il riferimento che Giuseppe Lorentini fa ai documenti, che se la storia di Casoli, di questo piccolo campo, uno dei tanti piccoli campi di internamento, di concentramento di allora, può essere raccontata, è dovuta al fatto che molti documenti sono stati conservati a differenza di altri luoghi, ma anche dal fatto che esistono ricercatori, Lorentini e quelli che poi ascolteremo più avanti, che si sono dedicati con molta attenzione, più che in altri luoghi possiamo dire, a tentare di completare questa ricostruzione. Sì, esattamente. Poi Casoli è un caso molto particolare, perché si sono conservati quasi interamente i fascicoli personali all'interno del comune, quindi all'interno della gestione locale, politica locale del campo, perché la maggior parte dei documenti che noi abbiamo sono i fascicoli personali conservati attualmente all'Archivio Centrale dello Stato di Roma, ma molti dei documenti che invece venivano redatti correntemente dai campi, quindi dai comuni in cui questi campi risiedevano, sono andati perduti per diverse questioni anche di tipo politico. Basti pensare che c'è un documento che ho ritrovato in un archivio in Germania, dove tutti i fascicoli personali che venivano conservati nella questura di Chieti, che era responsabile per la gestione di ben 6 campi di concentramento e 22 località cosiddette di internamento libero, sono andati al macero già nel 1956. Questo accenno ci aiuta quindi a capire come tutta questa regione dell'Abruzzo era piena, c'erano 16 campi di internamento, di concentramento in Abruzzo, e forse qualcuno ricorderà storie anche diciamo famose di confinati in Abruzzo. Insomma, l'Abruzzo veniva scelto perché era marginale, era, no? Esattamente, per la sua conformazione geofisica, basti vedere ancora oggi quanto è difficile anche in alcuni luoghi. C'è la sua distanza da qualunque distanza, possibilità di comunicazione, dunque anche di fuga, di l'isolamento, anche l'isolamento dovuto alla mancanza di collegamenti ferroviari, alla mancanza di strade, e questo ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta. Lo sottolineiamo perché vedremo come nel corso della serata questa, con quello che è accaduto nella storia di questo paese, questo isolamento, questa marginalità, questa estraneità alla storia verrà rovesciata nel contrario, cioè la storia, la grande storia, compresa una guerra terribile, passerà proprio qui. Ma questo lo vedremo, e vedremo come cambia anche lo spirito. Come vivevano questi internati? C'è sempre una grande, diciamo, incertezza sulla definizione di questa condizione. Naturalmente non è ancora la condizione dei campi di sterminio, appunto quella di Auschwitz, dove finiranno la gran parte, anzi tutti, meno uno a Sid, che viene ucciso nella risera di San Sabba, cioè l'unico luogo italiano che ha una, però in Italia insomma è stato ucciso in Italia. Come vivevano? Nei materiali della sua ricerca
Lorentini dice il regolamento del campo di concentramento di Casoli con una serie di prescrizioni e di divieti. Io non so se vale la pena di leggerle perché sembrano pene minori rispetto a quelle dello sterminio, ma noi capiamo che sono solo la preparazione a quello che accadrà dopo. Era vietato comunicare, era vietato leggere e detenere giornali, opuscoli e libri non autorizzati, è vietato ascoltare la radio. Vabbè. Dato, questo ovviamente colpisce a me molto, non so se solo sì, a me per non avere informazioni sul fronte, certo, della guerra. Era vietato comunicare con persone del luogo, accedere ad abitazioni private. Allora, questo era un regolamento. Aspetta, e poi c'è già un abitante del luogo che giustamente poi vedremo a Filippo Travaglini, che intanto vi presento, che è un preside per molti anni e anche stato un ex sindaco, è un testimone semioculare, nel senso è abbastanza come? Purtroppo per me, perché vuol dire che ha un'età che può ricordare, è passato molto tempo. Ma noi volevamo esattamente ricostruire questa storia a Travaglini per darle modo poi di vedere come la realtà contrastava anche con queste prescrizioni. Ma forse possiamo cominciare da subito. Dica, Lorentini. Allora, bisogna innanzitutto evitare di fare paragoni con il lager nazista, perché i campi di concentramento fascisti sono ben altra cosa, e quindi cercare di fare sempre questa assimilazione è dovuto anche a una certa immagine che ormai abbiamo per una certa pubblicistica, naturalmente è sbagliato, perché non è il campo fascista, non è un campo in cui si pratica la violenza, non è un campo in cui la violenza è l'ordine del terrore, così come invece si definiscono i campi di sterminio, quindi non c'è questo. Però queste prescrizioni erano prescrizioni ministeriali che furono mandate a tutti i prefetti e poi adattati in base ai luoghi. Naturalmente nel caso di Casoli ci sono due fasi che bisogna distinguere. È vero che quando sono arrivati gli ebrei stranieri le condizioni di vita erano state molto più leggere rispetto alla seconda fase, per quando arrivarono gli internati slavi, e questo per diversi tipi di ragioni che potremmo anche approfondire. All'inizio gli ebrei stranieri naturalmente hanno avuto anche queste prescrizioni, e si possono leggere nei primi mesi, abbiamo anche delle lettere in cui appunto gli internati stessi descrivono che le condizioni erano dure e che c'erano degli appelli giornalieri. Poi dopo 2-3 mesi si cerca praticamente, questi internati possono muoversi in maniera più libera, anche perché c'è stato un problema tecnico, perché uno dei locali che era stato scelto per internare complessivamente questo gruppo, che arrivava quasi agli 80 persone, purtroppo non era più agibile per questioni di umidità, e quindi il regime fu costretto nel giro di pochi mesi a trasformare un altro locale in campo, e quindi ci fu anche in questo modo la possibilità di questi ebrei, che prima vivevano tutti soltanto nelle cantine Tilli, di muoversi. Ecco, anche le cantine Tilli sono i sotterranei di un bellissimo palazzo che c'è qui, il Palazzo Tilli, un palazzo del 700, è stato anche ristrutturato in tempi recenti. Le cantine sono visitabili e si può vedere l'angustia del luogo, prevedere l'umidità del luogo, specie allora, quindi, tanto che credo intervenne la Croce Rossa. Sì, intervenne, ma questo però soltanto negli slavi, perché la Croce Rossa, gli ebrei stranieri non avevano diritto alla Croce Rossa perché non venivano considerati prigionieri. E quindi si sono creati in questo posto, insomma, in caso di tre luoghi diversi che ora per fortuna in un percorso di recupero della memoria sono segnalati: prima un edificio che era quello delle scuole, poi le cantine del Palazzo Tilli e poi una dependenza, diciamo, più ampia, che è esattamente di fronte a questo palazzo. Trasferimento, quindi questo dimezzare diciamo il numero degli internati da una parte all'altra, ha cominciato naturalmente a provocare un certo spostamento, che fu tollerato, perché dobbiamo anche comunque ricordare che c'era uno stazionamento di 6 carabinieri che faceva la sorveglianza al campo. Quindi gli ebrei stranieri poi sono diventati praticamente anche una risorsa economica per il paese, perché potevano consumare, quelli più facoltosi naturalmente, non tutti potevano consumare, però appartenevano a una comunità che aveva degli elementi sia di privilegio, ma insomma di benessere economico e anche culturale. Anche, no? Culturale, c'erano, molti parlavano. C'era un celebre urologo. Questo è emblematico, questo professore di urologia che si ritrova a Casoli, un professore che parlava 6 lingue, tradotto in diversi suoi articoli scientifici famosi. Quindi divenne insomma anche accetto case. Ecco, sentiamo subito Travaglini. Allora, nei suoi ricordi, io non voglio dire la sua età, ma qualche ricordo c'è, e nel racconto familiare. Non lo so, io sono ogni come, volta. Come conviveva la cittadinanza? Ogni volta, direttore, mi lasci fare questa premessa, perché ogni volta, mi è capitato già parecchie volte, parlare di questi avvenimenti, corro il rischio di essere frainteso.
perché la certezza storica si ottiene dopo tanti anni e deve essere sempre esaminata, analizzata in rapporto all'ambiente e alle condizioni esistenziali. Questa è una bella lezione di storiografia, ma adesso adesso ci racconti perché, cosa ricorda lei. Se io vi dico che sono andato a spasso in bicicletta con gli internati, mi è capitato di sentirmi dire che volevo minimizzare. La premessa che io faccio è questa: il fatto storico dell'internamento degli ebrei, della persecuzione degli ebrei, è stata una delle pagine più vergognose della nostra storia nazionale. Sia ben chiaro questo: privare un uomo della propria libertà, della propria dignità, costringerlo in un ambiente, sia pure come quello di Casoli, alquanto, come dire, vivibile, è sempre qualcosa da riprovare, da condannare. Fatta questa premessa, però, se io devo dirvi o riportarvi i ricordi che ho di quel periodo, perché io avevo 11 anni, quindi avevo già, mi ero iscritto alla scuola media, quindi già avevo un'età per capire certe cose. E devo dire che in quel periodo bisogna anche considerare qual era la situazione economica e civile e sociale di Casoli. Voi l'avete già detto, Casoli era un paese emarginato, al limite, la sua storia politica e sociale l'aveva condannato, come tanti paesi della provincia italiana di quel periodo, ad una emarginazione totale, per mancanza di, come diceva pure il collega, di strade, di rapporti culturali, sociali, esistenziali. Per cui Casoli aveva allora l'80% degli abitanti erano contadini che vivevano nelle contrade sparse qui sul vasto territorio casolano. Contadini che erano oberati dal lavoro pesante della campagna di allora, tanto che non tornavano con facilità a Casoli, ma solo in occasioni di funerali o di situazioni di questo genere. Quindi bisogna capire che la partecipazione, per esempio, dell'80% della popolazione di Casoli è stata, come dire, c'è stata la incapacità di capire qual era il momento storico e che cosa stava succedendo. Solo quelli di Casoli, quelli che vivevano a Casoli, dal centro proprio di Casoli, avevano coscienza di questa presenza, di questi ospiti. Ma ci si chiedeva chi erano, secondo lei? Si capiva da dove venivano? No, noi li chiamavamo, chi sono? Sono gli internati. Gli internati ebrei, certe volte si aggiungeva, sono gli internati e basta. Quello che è il carattere principale di questo rapporto è stata l'indifferenza della popolazione, una indifferenza completa, totale, ma non per una indifferenza razionale, perché politicamente si capiva che c'era, ma era una indifferenza dovuta all'accettazione che derivava le nostre popolazioni da antichi soprusi, da antiche sopraffazioni, accettazione dei fatti della guerra, e faceva parte della guerra la presenza di questi ebrei. Per cui il popolo casolano non ha fatto niente per alleviare il disagio della residenza, questi primi, ma non ha fatto nemmeno niente per inasprire. Può essere, Lorentino, è stata questa indifferenza totale. Questa sintesi corrisponde ai documenti.
una forma di distanza o di ignoranza, dovuto senti... a una ignoranza nel senso di non conoscenza del fatto che stava accadendo. Questo corrisponde Lorentino in parte ai documenti che abbiamo, alle storie che abbiamo, alle storie che abbiamo, anche alle storie singole, perché ecco sono esistenze singole, appunto quel divieto di frequentare locali poi viene violato nel caso se non altro di qualche medico. Vi faccio degli esempi, no? È bene fare degli esempi. Cioè con gli ebrei il popolo croato aveva stabilito dei rapporti. Tant'è vero che tu avrai letto come ho letto io nei faldoni che stanno nell'archivio comunale di Casoli, che ci sono addirittura delle richieste di chi aveva le trattorie, Marietta oppure Angela della Pace, che era la moglie di Coluccella, tanto per capirsi, perché insomma adesso tutti in Italia non capiranno la parentela, ma doveva avere che... 100 lire da questi ebrei che erano andati là a mangiare. Ciò sta a significare che gli ebrei potevano muoversi per Casoli e avevano anche, perché quelle norme scritte là sono state completamente disattese. Beh, completamente non lo so, ma in parte disattese perché risulta... poi vi dico, ve lo sapete, chi erano i direttori che io ho conosciuto. Vabbè, poi rivediamo i direttori. Non voglio essere a Lorentino. Mi fermo qua. Perché è molto importante capire, naturalmente, le differenze. Qua. No, ci sarà tempo ancora. Se questa sintesi, insomma, che non è proprio una sintesi, era anche analitica come racconto, rende conto della complessità e anche difficoltà dei rapporti. E poi attenzione, vedremo se poi c'è una differenza con i prigionieri slavi che arriveranno dopo il 42. Esattamente, la premessa che stavo facendo, bisogna distinguere i due periodi, cioè quello che va dal 40 al 42 e quello che va dal maggio 42 fino al settembre 43 e oltre. Allora, effettivamente gli ebrei sono stati liberi di muoversi, liberi parzialmente, e questo consumare dentro le trattorie non è che significa potevano consumare e quindi erano liberi, era un modo per far girare l'economia, perché se uno poi va a leggere bene i documenti e il tipo di forma con il quale venivano usati i loro averi, si capisce chiaramente che c'è anche questo si capisce chiaramente sia dai documenti ufficiali ma anche dalle proprie lettere, quindi personali, degli internati, come questo sistema era un sistema in qualche modo che permetteva ad alcuni che permetteva appunto di fare una microeconomia su quelle persone che disponevano di averi, di grossi averi, perché alcuni che sono arrivati a Casoli effettivamente ci sono dei documenti in cui loro firmano, perché tutto il loro capitale mobile veniva confiscato e veniva messo nel banco di Napoli. I soldi capitale mobile anche. E alcuni arrivavano qui con 16.000 lire. Pensate, 16.000 lire nel 1940 sono tantissimi soldi. Se voi pensate che la diaria giornaliera che il Ministero dell'Interno pagava ai più abbienti era di 6,50 lire al giorno, che 6,50 lire al giorno, e dovevano fare tutto, quindi mangiare colazione, pranzo e cena, e arrivavano delle persone con 16.000 lire in contanti, quindi... c'è una disparità molti incredibile. Ricevevano anche assegni sostanziosi. Naturalmente questo appunto, come dicevo, era un modo per far girare l'economia, cosa che non avviene infatti con gli slavi. Nella memoria collettiva nessuno ricorda degli slavi. Gli slavi sono arrivati qui in condizioni degradanti, in condizioni pessime. Addirittura c'è stato anche uno spidocchiamento dai documenti e dalle memorie. Gli slavi sono arrivati qui con vestiti da 10, 12, 15 mesi. Nessuno ha dato niente. Poi vediamo questo, adesso ve lo sentire. Sono stati anche ristretti anche dal punto di vista delle prescrizioni. Un frammento di questa corrispondenza che arriva dai prigionieri, che rende conto della quotidianità, diciamo, delle condizioni di vita, rende conto, per quanto sia veramente difficile ricostruirlo e a distanza di tempo forse potrebbe persino sembrare ingiusto, questo contrasto, questa convivenza di momenti di sofferenza, di persecuzione, ma anche, parola che trovo importante, detta Travaglini, vivibilità, naturalmente vivibilità nel senso che nessuno morì qua, noi sappiamo a posteriori. E c'è stato un morto. Sì, c'è stato un po' noi sappiamo a posteriori, questo soprattutto va detto, che questo era l'inizio di un cammino di persecuzione e di sterminio, e dunque c'era non solo una continuità, ma anche possiamo dire una funzionalità, nel senso che gli ebrei
come vedremo, non solo la storia degli ebrei conosce tappe diverse, la registrazione per esempio della loro appartenenza che avviene nel corso degli anni 30, le leggi razziali nel 38, le politiche di discriminazione, di internamento e poi di sterminio. C'è una continuità. Isolare questo momento non vuol dire rompere questa continuità, ma vuol dire aiutarci a capirle meglio, come accade in questo frammento tra i tanti, perché appunto per fortuna molti documenti sono conservati. Xbore è una lettera, una Casoli, supplica che arriva dal campo di Casoli e che ascoltiamo appunto. Casoli, carceri mandatarie, 31 dicembre 1942. Egregio signor direttore, quattordecimo diebus pacenter per actis, sono coatto rivolgermi a voi e scrivo con le mani tremanti di freddo. Prego da consentirmi almeno il minimo di potere oggi, sotto qualunque sorveglianza, cambiare la biancheria personale, prendere dalla mia valigia le indumenta occorrenti a proteggermi contro il freddo e lavarmi. Di più, di poter portare meco nel carcere una coperta di lana per evitare il tremore tutta la notte. E non si potrebbe sollecitare il mio trasferimento? Mi rivolgo a voi a nome di certe massime di ordine, dell'anzianità e un po' anche di giustizia e dell'umanità, non essendo di nulla colpevole. E prego di gradire in questa occasione l'espressione di mia gratitudine, di miei ossequi e di auguri per l'anno novello. Distintamente, dottor Vladimiro Knafic, avvocato sloveno. Ecco, un nome tra i tanti, una lettera tra le tanti, una delle tante descrizioni di una situazione appunto di quotidianità complessa, possiamo dire pure contraddittoria. Sottolineerei la sensazione di incolpevolezza, che è una dichiarazione, come dire, lasciata cadere quasi banalmente, ma fatale, decisiva, di nulla colpevoli. Ricorre spesso questa frase, in molte lettere ci sono addirittura proprio delle domande che si fanno, non so perché sono internato, perché sono qui. Questa lettera è molto, molto interessante, perché questo signore, questo avvocato, era stato isolato dal campo, dal direttore, semplicemente perché ha provato a rubare un foglio di via per cercare di raggiungere sua figlia che si stava laureando. Quindi completamente una tragedia familiare, perché comunque lui aveva fatto più volte richiesta per poter ottenere una licenza e gli è stata negata, al punto tale che lui fece questa irruzione nell'ufficio del podestà, fu preso dai carabinieri e il podestà poi addirittura lo fece trasferire all'isola di Ponza, quindi come un vero e proprio. E come vedete le storie poi si ramificano e sfoceranno nelle tragedie che quei 10 nomi all'inizio, nomi che porteremo con noi per tutta la sera, che i cittadini qui di Casoli portano con sé nelle targhe che sono nei luoghi della deportazione, della presenza degli ebrei e qui non posso dimenticare. Vorrei presentarvi l'Alexian Group, cioè i musicisti che ci accompagneranno in questa serata. Vengono non distanti da qui, almeno da un punto di vista così banalmente residenziale, cioè da Lanciano, che non è un capoluogo di provincia, ma forse è il principale centro, diciamo, di questa zona, ma vengono anche da una cultura musicale, non solo musicale, quella zigana, la cultura dei popoli rom, nel piacere essere più specifici, poi impareremo a conoscere anche le vostre distinzioni, che rappresentano dal punto di vista musicale, a partire dal loro leader, non so se viene ancora riconosciuto tale anche su scala familiare, cioè da Alexian Santino Spinelli, che è qui alla Fisarmonica, un musicista ma anche un docente universitario, un rappresentante della cultura romanese nel mondo. Gennaro Spinelli è qui al violino ed è il figlio, infatti vedete che contestava la leadership non solo musicale poco fa, gesti, ma questo fa parte di dinamiche familiari evidentemente comuni a tutte le culture. Omar Shogri alle percussioni. Con voi parleremo più avanti anche, come dire, di una pagina che questa sera non solo noi quest'anno abbiamo aperto di attenzione particolare, cioè il Porraimos, il divoramento dei Rom e Sinti nei campi di sterminio, ma anche i campi di internamento a loro, diciamo così, dedicati in questa zona. Ma intanto cominciamo ad ascoltare la vostra musica, se non sbaglio il primo è Romano Dives, cioè una festa. La festa dei Rom. Yeah,
Santino Spinelli, Gennaro Spinelli, Omar Shaghi, Alexian Group, li ascolteremo ancora nel corso della serata. Il loro contributo non sarà solo musicale, perché appunto tra poco allargheremo lo sguardo da Casoli ai luoghi intorno, dall'internamento, la persecuzione degli ebrei ad altre persecuzioni. Il giorno della memoria nasce per questo, nasce soprattutto per ricordare la Shoah, questo dice la legge istitutiva, ma anche storie di deportazione e di resistenza, chi si oppose anche, questa è stata anche una zona grande, zona di resistenza come vedremo. Ma prima di proseguire vorrei chiedere a voi, lo vorrei chiedere anche alla comunità di Casoli che è qui davanti, ma non possiamo parlare tutti, ma penso che almeno idealmente parteciperete più intensamente a questa parte del nostro programma. Vorrei chiedere come la memoria si è conservata, è stata recuperata in questi anni. Chiedo aiuto, oltre che a Giuseppe Lorentini e a Filippo Travaglini, anche a Piera Della Morgia, che è qui. Buongiorno Piera. Piera Della Morgia è insegnante, poi preside, poi è stato assessore della cultura, oggi è presidente dell'AMPI, della locale associazione, della sede dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Che memoria c'è stata in questi anni? È stata una memoria continuativa? Si è interrotta? È stata recuperata? Diciamo, mi ero preparato queste domande prima di scoprire una cosa un po' casualmente un po' straordinaria. Giuseppe Lorentini, che insomma per noi di Radio 3 è stato un po' la chiave, il ponte, ci ha fatto capire tutto, alimenta un sito capocasoli.org che è ricchissimo di materiali, testimonianze, le ha raccolte, studia all'Università di Bielefeld, fa ricerca all'Università di Bielefeld in Germania, una prestigiosa dal punto di vista della storia sociale di questi anni. E se ho capito bene, quindi la mia domanda ora la devo rettificare, a Bielefeld Lorentini ha scoperto che era successo qualcosa a Casoli. Ho capito bene? Sì, cioè sì. Così, ma vabbè, intanto forse vorrà raccontare questo, ma questo naturalmente ci fa pensare a una forte rimozione, a una forte rimozione è la parola giusta. Sì, ma mi sembra troppo impegnativa, poi psicanalitica, insomma, dimenticare, a un oblio che sì, era sì. Così. Esattamente. Sentiamo prima la sua storia, poi vediamo se corrisponde al ricordo di della mia storia personale. Io sono appunto nato a Casoli, ho fatto la scuola a Casoli, poi per motivi universitari naturalmente sono andato a un cervello in fuga, come si chiama, se la cosa non la indigna. Un cervello in movimento, direi, più che in fuga. E praticamente studiando storia contemporanea, in modo particolare i rapporti tra fascismo e nazionalsocialismo, mi sono imbattuto in una rivista in lingua tedesca, dove appunto si affrontavano vari temi del fascismo e del nazionalsocialismo, tra cui quello dei campi. E trovai un articolo in tedesco, tradotto in tedesco, in cui si parlava del sistema concentrazionario fascista, che riportava una lista, una tabella, con i campi fascisti. E lì vidi per la prima volta Casoli, poi naturalmente la provincia di Chieti. Rimasi un pochino diciamo spaesato, cioè com'è possibile, sono di Casoli, non ne sapevo nulla. Io poi naturalmente contatto alcune persone qui a Casoli, in modo particolare anche l'amministrazione comunale, per sapere di più, e poi scoprì che effettivamente erano state fatte delle attività. Quindi era anche lei un po' distratto, stando fuori, perché leggendo il lavoro che fa lui come storico, noi ci immaginavamo uno che era uscito da bambino occupandosi di queste cose, segnato per tutta la vita, persino ossessionato. Travaglini, corrisponde a qualcosa che è accaduto, oppure era particolarmente distratto il bambino Lorentini, oppure Lorentini è stato difficile? Lorentini ha il merito di aver raccolto e come dire e portato alla luce proprio. Ma della qui ve la ricordavate, della c'è stato un momento internazionale, i fatti di Casoli. Però i faldoni che stavano qui al comune erano stati già visti da alcuni. Io per esempio le avevo letti da tantissimi anni, togliendo una polvere che, bisogna dire la verità, copriva questi faldoni, perché mi ricordo che l'impiegato comunale... Beh, scusi, posso chiedere una cosa? Ma copriva solo i faldoni o anche la memoria? La memoria quella no. Quotidiana, quella nella quale si parlava. Bisogna essere onesti. Dopo gli anni della guerra, negli anni 50, 60, eccetera, sia Casoli sia l'Italia era occupata da altri d'altro. Pensieri e non aveva nemmeno, come dire, la volontà di andare a riscoprire e a ripensare certi fatti tragici che erano avvenuti. Bisogna anche considerare questo. Per esempio,
nel primo dopoguerra, negli anni 48-50 eccetera, c'era stata un'esplosione di vitalità sia a Casoli e sia in Italia, cioè la gente voleva vivere, non voleva più ricordare i fatti luttuosi che erano avvenuti con la guerra, e quindi questi fatti dell'internamento e che riguardava la storia degli ebrei era stata un po' quasi messa da parte, perché, ripeto, il popolo italiano allora e quindi anche i giovani, la popolazione di Casoli era proiettata verso il futuro e non aveva intenzione di ritornare al passato. Questa è la verità. Poi dopo 40 anni, verso gli anni 80, 90, eccetera, si è cominciato a ritornare su questi aspetti, perché era possibile ritornarci da un punto di vista culturale. Anche il distacco quindi aiutava. Sentiamo Piera Della Morgia. Da un punto di vista diverso, da un punto di vista storico, e quindi questo è accaduto anche altrove, naturalmente, la stessa storia della memoria familiare, Piera Della Morgia. Sono state delle piccole iniziative, sì, poi le vedremo. Prima che arrivasse Lorentino, non tutto è nato con lui, l'abbiamo capito, ma insomma non volevamo manifestazioni, ma niente di particolare. Piera Della Morgia, no, questo corrisponde a tante ricostruzioni anche su scala familiare della memoria. Si parla molto della memoria della Shoah come qualcosa che pare aver santato una generazione. Siamo testimoni con Monica D'Onofrio in questi anni di sere, di giorni della memoria, di famiglie segnate dalla Shoah anche molto profondamente, che hanno nel racconto saltato una generazione. Abbiamo assistito noi stessi quasi dal vivo alla ricostruzione, alla riscoperta di memorie familiari. Secondo lei è una spiegazione, è accaduto anche qui? Io penso che ciò che è successo subito dopo l'8 settembre ha messo Casoli in un'altra posizione, Brigata Maiella, poi lo vedremo, quindi la grande storia che è arrivata dopo anche nel racconto, nei racconti di casa, era più facile che ci parlassero il coprifuoco, i tedeschi che bussavano alla porta, gli uomini che si nascondeva, cioè cioè, è era successo qualcosa intenso, di dopo che era talmente intenso, più intenso, più vicino, che anche più nei drammatico. Racconti che ci facevano nelle sere d'inverno primeggiava ciò che è successo nella seconda parte. E questo a livello di racconto. Poi ufficialmente, insomma, a scuola non se ne parlava, nei libri di scuola c'era nulla. Io credo che un vero primo episodio che ha riportato la storia del campo di Casoli di attualità lo abbiamo avuto nell'anno scolastico 2003-2004, controllato, quando ancora i registri, perché qui conservate tutto, quindi il comune conserva i faldoni, i professori, i presidi conservano i registri, c'è la raccolta che ha fatto il ministero e figura quindi il premio vinto da una quinta dell'istituto tecnico anno scolastico 2003-2004 Algeri Marino. Io ero preside allora, e una un premio perché avete concorso indetto dal ministero della pubblica istruzione proprio una volta avuta la giornata della memoria. Era uno dei primi anni, il lavoro si chiamava Quel che resta del campo. Quindi questa classe si presentò come progetto il racconto del campo di Casoli. Si era però ricreato in maniera immaginaria. Devo rendere omaggio. E vinse un premio. Sì, andammo a Roma, l'intera classe, fummo ospiti della comunità ebraica per vari giorni, abbiamo visitato il ghetto, la sinagoga, mangiato kasher nei loro ristoranti, guidati in vari luoghi. Assistemmo addirittura a un incontro di calcio che avveniva tra una squadra di giornalisti, vabbè, non mi ricordo. Non credo che lei sia molto esperta di calcio, no, assolutamente, appunto, infatti vedevo che vagheggiava. Assolutamente, chissà che sport era quello. No, era calcio, ma vabbè, giornalisti e cantanti, roba di questo genere. Poi come è nato quindi inizia dai primi anni 2000 questo elemento. Voglio dire la verità, c'era anche Mario Del Bene, un signore che era ancora vivo, che aiutò molto questi ragazzi, andavano ad ascoltarlo. Mario Del Bene andavano ad ascoltarlo, quindi lui raccontava. Ma questo riaccese poi la memoria familiare, portò a farsi domande.
nel caso mio era un po' tardi. Lo so, ma no, e questo è importante. Poi i testimoni oculari scompaiono. Probabilmente, però, in altre famiglie qualcuno ha qualche ricordo. E poi abbiamo almeno come ampi il giorno in cui Giuseppe si è presentato al comune nell'estate del 2013, e lì abbiamo iniziato a seguire con molta attenzione questa avventura. Questo per noi è importante, adesso poi allargheremo il discorso, il pubblico di qui naturalmente molte di queste cose le conosce, ma è importante condividere con chi ci ascolta su Radio 3, quindi con un intero paese, diciamo così, questi meccanismi faticosi della memoria, una fatica comprensibile anche quando a volte stupisce, no? Perché si dice a posteriori sembra quasi incredibile che storie così importanti siano passate, però in tanti luoghi abbiamo dobbiamo riconoscere questa fatica della memoria, ma non per giustificare l'oblio, ma anzi per fortificare la memoria, trovare strumenti. Volevo aggiungere una cosa, perché questi documenti è vero che erano conservati in archivio, ma furono indicizzati soltanto nel 2000, quindi non erano catalogati. Va bene, questo è molto importante, indicazione non che solo la prima operazione pubblica che fu fatta dalla provincia di Chieti è soltanto nel 2007. Va bene. Quindi poi diciamo che tutto si è compiuto, diciamolo pure, con la visita del presidente Mattarella, è venuto qua il 25 aprile, ha reso questo evento conosciuto. Del bene di che si parlava, era un fornaio. Cui un applauso del pubblico credo abbia manifestato l'affetto. Non perché fosse fornaio, perché è stato poi partigiano della Brigata Maiella. C'è il pubblico. Comunque mi diceva che c'era un internato che la mattina sistematicamente andava al forno, che stava qui in piazza San Rocco. Si sedeva sulla scaletta, prendeva la pizza che la mamma e lui davano e aiutava il fornaio a fare il pane. Tanto che erano diventati amici, lui aveva raccontato tutta la sua storia. Civile, va bene, senta, queste forme non resisteremo tutta la sera a sovrapporre queste immagini e immagini del presente. Non è detto che dobbiamo resistere, ma il problema è a farlo. Ma naturalmente queste forme di internamento, separazione, convivenza e collaborazione, il lavoro, lo sport, al di là delle mie battute affettuose per Piera della Morgia, sono comuni a tante situazioni di internamento, anche a storie che ascoltiamo oggi, quando sentiamo il calciatore, il fornaio, no? Riecheggiano, ma insomma non è questo il senso della serata, è invece capire queste storie, questa che accade qui in tutta questa regione, in questo Abruzzo apparentemente dimenticato, perché appunto i campi furono diversi e diverse le storie. Ce n'è una di cui ora vi faremo ascoltare un frammento che è davvero secondo noi straordinaria, la storia di Maria Eisenstein. Come dice il libro che di lei parla, l'internata numero 6, perché è il numero 6 quello che porta, e ci aiuta a capire in maniera un po' più ampia questa realtà, ci aiuta anche a conoscere, perché il libro dell'internata numero 6, un'internata enigmatica, una storia enigmatica, è stato pubblicato. Vediamo se riesco a ritrovare qui le fotocopie, così vi cito, il lavoro di Radio 3 dovrebbe essere a questo punto di vista inappuntabile, l'edizione Mimesis, l'internata numero 6, Maria Eisenstein. Sentiamo intanto un frammento, Xborea, di questa veramente straordinaria scrittrice, straordinaria e praticamente ignota, sconosciuta, nel senso non sappiamo chi sia. Questo libro fu pubblicato nel 1944, quindi con la guerra ancora in corso. Ecco, esatto, è una delle rare testimonianze che furono pubblicate immediatamente. Io non so se per un caso o per la sua qualità, che cioè dobbiamo correggere l'anno, no, perché la sala è fatta di specialisti che a Donatello De Luigi, editore di Roma, ottobre 1944. Possono aiutarci, a me ha colpito il fatto che venga pubblicato nel 44, perché come sapete è stata molto lenta, cioè la storia ovviamente è epica, particolarmente drammatica o grottesca, se di Primo Levi, no, i grandi editori che non accettano libri di uno dei più grandi scrittori del secolo alle nostre spalle o della nostra storia. Ecco, nel caso di questa Maria Eisenstein il libro viene pubblicato subito, c'è anche una particolare, non so se è un caso o c'è il riconoscimento di una particolare qualità anche letteraria, veramente letteraria, che forse in questo frammento riconoscerete. Dalla mattina in poi il numero 6 sono io, la cartella è appesa al muro sopra la mia branda secondo l'uso della casa. Cammina il numero 6, si lava, scrive, legge, mangia, parla,
proprio come tutti gli altri numeri dall'1 al 5 e dal 7 al 75, che fanno le medesime cose. Forse mi affanno un poco di più e ho un poco di meno il senso del campo. Paradossale, ma è così. Più mi agito e più mi pare di essere in un mondo fittizio, non vero. O meglio, non mi pare di essere io in quel mondo. È un'altra. È il numero 6 che ha, sì, la sua personalità, perché è 6 e non 59 né 23, ma non sono io. E dove sono io? Nascosta. Che cos'ha questo 6? Pare che ci si trovi bene qui, ride tanto e a volte è volgare come un facchino volgare, corteggia la Marfisi, si inchina davanti a Pistone, vorrebbe piacere a tutte. Poi viene la sera, fa scuro e il numero 6 svanisce con le altre ombre e io esco coraggiosa dal mio nascondiglio, coraggiosa perché fa buio e quando fa buio la maschera mi abbandona. Allora ho il coraggio di avere paura. Maria Eisenstein, l'internata numero 6, autrice di un racconto dettagliato, come diceva il direttore, ironico, struggente, sulla vita del campo di concentramento femminile di Lanciano. Ecco, questo frammento, la cui qualità, diciamo, letteraria e anche psicologica, questo insistere sul numero, un numero che poi diventerà tragicamente protagonista della deportazione nei campi, no? Primo Levi, Liliana Segre, li conosciamo anche attraverso il numero, quel numero che hanno tatuato. Questa consapevolezza del senso di straniamento, di spoliazione, è veramente straordinaria e molto lucida. E sappiamo pochissimo di lei, sappiamo che forse si chiama Maria Luisa Moldauer e divenne Eisenstein solo in un matrimonio durante il periodo dell'internamento. L'internamento avvenne in Villa Sorge, mi sembra, sì, si chiamava, in Viale dei Cappuccini, che è una via di Lanciano che porta verso la periferia. Era un campo femminile per internate ebree. Donne che stava a solo 1,5 chilometri dal centro della città, anche in quel caso di una città molto più grande insomma di Gasoli. Una cosa interessante è proprio che questo libro fu pubblicato quindi nell'ottobre del 44 con la guerra ancora in corso e l'editore ebbe diciamo l'accortezza di mettere i nomi dei campi puntato. Infatti nelle edizioni noi troviamo campo di L puntato, campo di C, come in un romanzo, sì. Come in quei romanzi in cui si evocano luoghi senza paura a parlarne. Ecco, qual era la realtà di questi altri campi di internamento? Allora, e quindi gli slavi che arrivano qua, le donne ebree a Lanciano, poi vedremo appena al di là di un confine che non so se ha tanto senso segnalare, del Molise, che insomma ho visto gli Abruzzi dal tetto del castello, dalla torre del bellissimo castello di Gasoli, si vede il Molise, ma non è che si vede la differenza naturalmente, a un certo punto mi indica il Molise, qua i campi Rom e Sinti che appunto stavano appena al di là del confine in Molise. Che realtà è questa degli altri campi? Ci sono dei tratti unificanti? Sì, la peculiarità dell'Abruzzo è che ci sono state praticamente di questi 16 campi, se poi calcoliamo anche il Molise 19, perché appunto in quegli anni erano gli Abruzzi, su un totale di 50 campi, circa 50 campi su tutto il territorio nazionale, quindi un grande quasi un quinto, dei campi. E la peculiarità dell'Abruzzo è che in Abruzzo praticamente sono state internate tutte le categorie perseguitate dal regime, quindi abbiamo ebrei stranieri, ebrei italiani, slavi, rom, sinti, abbiamo addirittura cinesi. Al campo di Isola del Gran Sasso si documenta l'internamento di 165 cinesi. Una storia che stasera non ricostruiremo, ma è la più romanzesca di tutte quelle che abbiamo trovato. Abbiamo prigionieri di guerra inglesi. C'erano dei cinesi internati qua, già che c'erano dei cinesi in Italia sembrerebbe stupefacente, ma c'erano dei cinesi. A Tossicia e ad Isola del Gran Sasso, nella provincia di Taranto, quindi l'Abruzzo è proprio... E vengono internati perché i cinesi, ricordate, erano nemici, i giapponesi avevano invaso la Cina, appena noi entriamo in guerra, improvvisamente questi cinesi commercianti che erano arrivati qua, erano l'avanguardia di qualcosa che poi
insomma, abbiamo visto arrivare con infatti, una certa abbondanza, vennero internati in quanto nemici. Pensate che potevano pensare questi nella cultura collettiva del ricordo e della memoria di questi cinesi venivano associati come ebrei cinesi, perché convivevano con gli ebrei in questo campo di Isola del Gran Sasso e di Tosticea. Quindi in alcun immaginario si dice c'erano gli ebrei cinesi, quindi anche questi errori un po' di accorpare due gruppi che non c'entrano a nulla. E quindi l'Abruzzo era un vero e proprio, io l'ho definito in alcuni casi, utilizzando, permettendomi una licenza, un arcipelago lager fascista, perché praticamente c'erano tutti i tipi di categorie che il regime perseguitava. Quindi, e poi ogni campo ha la sua peculiarità, la sua differenza, perché dipende molto anche dai direttori che l'hanno. Anche qui c'è tutta una pubblicistica, e quando il libro di Lorentini sarà pubblicato la potete conoscere tutti, una pubblicistica in cui addirittura ci sono lettere anonime che si rimproverano i responsabili del campo, in qualche caso il podestà, nel caso per esempio di Casoli, di essere eccessivamente indulgenti con questi ebrei, per esempio di permettere che frequentassero le case dei buoni cittadini casolani che li accorrevano, in qualche caso in maniera interessata, per esempio il grande urologo curò varie persone, in qualche caso in maniera che sfocerà in un fenomeno cui dedicheremo una parte di questa serata importante, quello della cosiddetta resistenza umanitaria, cioè del sostegno civile, non militare, ai deportati, ai prigionieri, ai militari in fuga che erano qui presenti. Io vi ringrazio intanto Giuseppe grazie Lorentini, Filippo Travaglini, Piero Della Morgia, per quello che vi abbiamo già fatto dire questa sera. È solo una parte di quello che ci avete raccontato in questi giorni e per i quali vi ringrazio ancora con maggiore riconoscenza naturalmente. Immagino che ci siano altre cose da dire, ce le diremo, usciranno altri libri, speriamo che questa storia di Casoli, grazie soprattutto al Presidente della Repubblica che l'ha resa nota a tutti e anche al nostro lavoro qui questa sera a Radio 3, venga conosciuta. E saluto ancora Santino Spinelli, Gennaro Spinelli, Omar Scioghi, a loro il compito con un brano musicale di scandire le pagine di questa serata, tra poco appunto la seconda pagina, quella in cui più da vicino vedremo una storia particolare, quella dell'internamento dei Rom e dei Sinti. Yeah.